Verso la fine di questa puntata, Beppe Fiore, allora qualcosa sta nascendo. Qualcosa sta nascendo. Abbiamo già capito di che si tratta, però adesso abbiamo finalmente il protagonista. Sì, sta nascendo, insomma è stato un travaglio, come tutte le cose belle che vengono a nascere, è stato lungo, doloroso, travagliato, ma ci siamo quasi, insomma è stato un anno di lavoro, intenso, molto intenso. Diciamo per una prima parte sostanzialmente lavoro solitario, perché poi chiaramente quando scrivi, almeno la fase iniziale è una lotta che combatti in totale solitudine, e poi è invece in una seconda fase quando ti trovi a interagire con le persone, insomma, della casa editrice. Certo, che abbiamo diventa già un lavoro collettivo. Che abbiamo quasi già ascoltato, quindi con te ci interessa maggiormente sapere il soggetto del testo. Il soggetto l'idea del testo. L'idea, come è nata. Portaci dentro, insomma, la tua creatività. Assolutamente. Beh, è stata una... In realtà ha avuto un processo di gestazione abbastanza particolare, perché questo libro nasceva inizialmente come un reportage narrativo sul mondo della televisione. Io ho lavorato per svariati anni, insomma, in televisione, ancora adesso, un mondo che bazzico, e con la casa editrice era nata l'idea di fare un reportage narrativo. Questo un anno e mezzo fa, più o meno. Poi, come spesso accade, insomma, quando si parla di oggetti letterari, che sono per definizione oggetti, come dire, liquidi, scivolosi, la cosa è diventata ma non volatili, ma non volatili, anzi questo libro poi sarà anche abbastanza corposo, ponderoso, tutto meno che volatile, è diventato qualcos'altro, nel senso che scrivendolo, diciamo, la parte narrativa lentamente ha prevalso su quella del reportage, e quindi alla fine di una prima stesura di circa 400 cartelle, 350 cartelle più o meno, ci siamo resi conto che quello che avevamo in mano non è un reportage, ma è un romanzo sulla televisione. Senti, ma ti ha in qualche modo ispirato, comunque condizionato anche positivamente, il cosiddetto boom della docu-fiction, diciamo così? Sì, della... Senti adesso, insomma, scomodare paragoni ingombranti, però... No, comunque... non facciamo nomi, perché rischio di rimanerne annichilito, insomma, tendenzialmente però così. Però comunque, dal punto di vista della tendenza... diciamo che il fatto che il protagonista si chiami Peppe Fiore e comunque abbia una vita che per almeno nella prima parte del libro è sostanzialmente identica a quella che alla mia, ecco, sicuramente qualcosa vorrà significare. Qualcosa vorrà significare. Nella prima stesura lui voleva anche scrivere un libro, poi questa cosa... Un metalibro quasi. Doveva essere, sì, un metalibro, poi in realtà ci siamo accorti che mi sono accorto, insomma, che... Era superfluo, insomma, il fatto che lui fosse anche un giovane scrittore. Tu sei passato dalla scrittura di alcuni racconti che sono, insomma, stati appena pubblicati a confrontarti appunto con la forma romanzo. Sì. Ecco, spiega anche per chi sta guardando questa trasmissione la difficoltà di passare da una forma all'altra, nel tuo caso singolo, senza andare, sì, ovviamente. Beh, nel mio caso è stato in realtà un passaggio abbastanza naturale, perché per me in realtà, che non sono un grosso lettore di racconti, probabilmente è più facile confrontarmi con la forma romanzo, cioè un ambiente in cui mi sento, diciamo, più a mio agio. Scrivere racconti è difficile, è molto molto difficile. Io ho fatto un libro di racconti per un altro editore che è uscito a settembre e non sono racconti perfetti. Non sarà perfetto chiaramente nemmeno questo romanzo, ma insomma vedo anche che perché ci sono siamo in fase di seconda riscrittura. Siamo in fase di seconda riscrittura, ci siamo quasi. E, diciamo, il grosso è stato fatto, il grosso lavoro di proprio sulla forma del libro avviene normalmente fra la prima e la seconda. Certo. Però la c'è prima ancora, insomma, un po' da limare, da lavorare. Sì. Però diciamo che, insomma, la prima stesura è di getto, almeno nel mio caso è certo. Così. Poi il fatto che il libro passi, ma infatti per quello è per fondamentale mani, avere l'editor. A differenza della musica, del cinema, di qualsiasi certo. altra forma, tu quando scrivi sei da solo, certo. quindi perdi anche il contatto con quello che stai facendo. Sì, sì, sì. E questo quindi è anche un po', c'è una levatrice che ti... Sì, 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 poi è veramente fondamentale il fatto del punto di vista, cioè se tu certo. stai per certo. un anno certo. a lavorare su una stessa cosa da solo, sì, sì, sì. anche se sei Proust, perdi io tutto sono meno che Proust. Quindi... Senti, allora noi ci diamo appuntamento fra un mese. Per vedere come sarà lo stato di avanzamento. Intanto magari anche sul nostro sito metteremo a disposizione qualche trafiletto, qualche sono passaggio. Molto, molto contento. E sentire anche piacere. Il parere di chi ci ascolta, ovviamente. Per ora ti facciamo allora in bocca al lupo. Non abbiamo svelato il titolo, lo vogliamo svelare?
ce ne sono 3 o 4 in ballo, stiamo allora, combattendo col coltello fra i denti. E allora lasciamoli ballare, così è un ulteriore motivo, insomma, di, come dicono i televisivi, di appeal per la prossima assolutamente puntata. Grazie allora a Beppe grazie Fiore, a voi. Grazie a Beppe Fiori, grazie a voi per averci avete voluto seguire fin qui. L'appuntamento con la Compagnia del Libro torna, come tutte le settimane, la prossima alla stessa ora, alle 23:20 di mercoledì su Sat 2000.